Movimento 5 Stelle aveva inoltrato un accesso agli atti sia alla Primo Ambiente sia alla Ruzzoreti per quanto riguarda importanti documenti. Ecco, questa richiesta è stata accolta dalla Ruzzoreti mentre è stata declinata dalla Teramo Ambiente, con motivazioni assolutamente allucinanti. Ecco, noi ripeteremo questo accesso agli atti, noi vogliamo trasparenza, chiederemo l'audizione del responsabile per la trasparenza della Teramo Ambiente, perché vogliamo capire come sono stati spesi i soldi dei cittadini teramani. Il Movimento 5 Stelle vuole trasparenza e partirà da questo grande problema che è appunto la Teramo Ambiente. Per quanto riguarda i debiti fuori bilancio, noi abbiamo avuto contezza che alcune quote di spettanza dell'amministrazione comunale non sono state pagate per quanto riguarda edifici pubblici, quindi l'amministratore è stato costretto ad agire giudizialmente e sono arrivati dei decreti ingiuntivi, con aggravio di spese ovviamente a danno del Comune di Teramo. Tanto ovviamente non pagano i politici, ma paga sempre il Comune. Ecco, noi chiederemo conto di questa operazione, come mai molte quote non sono state messe a bilancio. Chiederemo una rendicontazione puntuale di tutte le quote di spettanza del Comune di Teramo.